c'è la fila, c'è poco. Io voglio sapere cosa succede a Cologno Nord, certo. Voglio, anche se sto a Roma, voglio sapere, mi interessa i flussi. Yuri da Roma, vai. Yuri che pieno di gente che si fa le canne, che ci fammi una, tu ti fai le canne, che fai Yuri? Ci ho scritto a belli. Dimmi, a belli. Se le fa. Me sì. Questo è un cannarolo. Yuri, quante canne ti fai? Dimmi Yuri. Beh, allora, sti giorni una la sera prima di andare a dormire, per forza. Una la sera, per forza, per forza. E ride. Secondo me l'hai già fatta una. La sei fatta adesso, ragazzi. No. Mo' sto presa bene che sto a parlare con voi per parlare di queste cose. Io però dico una cosa, ragazzi, qui non si vuole fare l'apologia, perché qui andiamo a spiegarci bene, perché sembra che questa trasmissione sia la cosa libertaria, che tutti fanno, ognuno fa quello che vuole, e nessuno dice fatevi le canne, io non lo dirò mai fatevi le canne, non lo direi nemmeno a mia figlia, figuriamoci, cioè, per cui non è questo il punto, e se uno però se le fa... Ma va bene, ma chi se ne frega, grande libertà, va benissimo. Sì, ma infatti non è punito il fatto di farsi una canna, no. è punita la detenzione sopra una certa soglia, che andrebbe cambiata anche quella norma lì. Vabbè, Yuri, quante canne te fai, dimmi? Io massimo tre a giorno quando è libero, massimo, ma perché me doso pure io non sono uno che beve. Però Giovanardi dice che il tuo cervello andrà in pappa prima o poi. Giovanardi è uno stronzo. Ma Giovanardi è uno stronzo, perché mo, con tutto il rispetto, lei, perché questo è un onorevole, quello che gli pare. Vabbè, però un po' magna su ste storie, cioè. Non si può, sai, che io me la prendo con la madre, perché quella è l'educazione che ci ha avuto quel povero figlio. Cioè, in che senso? La madre di Giovanardi, poveretto. Yuri, dopo tre cani ci spiega questo concetto, no? Questo vuol dire che la lucidità. No, sto ancora lucido e vi dico che sto al lavoro, perché. Vabbè, te la sei fatta una te la sei fatta oggi, no? Stamattina la rimanenza di quella di ieri sera. En passant. Un po' si sente. Vabbè, Yuri, allora non ho capito. Giovanardi, tu hai detto è uno stronzo. Perché è uno stronzo? No, ma perché non può mangiare su queste storie? Non può, che vuol dire, traduciamo da romanesco, cioè non può speculare. Dico quello che ha detto Parenzo, perché cioè, questo sembra che approfitta di questa vicenda qua per farci politica, e ma quello non c'entra, ma quello fa politica è uno che pensa che la droga non usi le parole della madre, e poi parlarne sopra, non lo puoi ma fare. Quello che c'entra, ragazzi, tuo, e non portare la madre, che per me la madre è una colpevole. Cioè, in che senso è colpevole la madre? Scusa, spiega. È colpevole della maleducazione di quel povero ragazzo. Vabbè, cioè, quello che c'è, la maleducazione, che vuol dire la maleducazione? Non ho capito. Maleducazione, perché quello gli avranno fatto pesare. Cioè, magari quello si faccia pure una canna ogni tanto, però gli avranno fatta pesare. Nel senso, uno che arriva a buttarsi dalla finestra perché se fai le canne. Cioè, gliel'hanno fatta passare male in casa. Cioè, tu dici i genitori non accettavano questa cosa e lo riproveravano. Magari dicono, magari, cioè, io non ne so niente, anzi, forse da questa cosa ne so pure no, poco. No, pare però, che ci sia stato un litigio furibondo tra loro. Se vedo che te fai una canna, te corco, te botte, te visto come una ciampugna, eccetera, eccetera. E questo qua, con i finanzieri, non è che so, cioè, carabinieri, la finanza dentro casa ti mette pure una certa agitazione, io per primo. Beh, pure i carabinieri ti mettono agitazione, che fai, carabinieri? Carabinieri, però la finanza, dico, che sono latitante con 10 grammi di fumo, capito? Sì, ho capito, ma Yuri, per carità, pensa, vengono a casa tua, che fanno, gli ridi in faccia, che fai? È l'ultima volta che mi sono entrato in casa, gli ho consegnato, e via. Ma perché, pure c'hai pure precedenti da questo punto di vista? Ma guarda, mi sono solo entrato in casa a cercare altre cose, e io ho detto, guarda, io ho due canne, boom, gli ho date. E perché sono entrati? Scusa, però a casa mia non entrano i carabinieri, scusami se te lo dico, nemmeno a casa di Parenzo. C'era un'indagine estesa e sono passati anche da me, perché non è normale. Non è che c'è un'indagine estesa e passano a casa mia. Non è assolutamente normale, soltanto che è morto un ragazzo che conoscevo e sono entrati così perché fanno ambiente dei canaroli. Ambiente dei canaroli, dice. No, altre cose. Però io ne conosco, guarda, sono entrati a casa tua. Che hanno fatto? Grande spaccato di vita. Sono entrati a casa tua, che cosa hanno fatto? Hanno fatto l'indagine, hanno cercato, hanno smucinato. La prima cosa ho detto, guarda, ragazzi, io ho due canne. Gli hai dato le canne? E io ho dato quello. E perché gli hai date? Ma perché... Se possono avere due canne o no? Sì. Che io sappia, no. Che ti hanno fatto il verbale? Uso personale, ma poi non ti succede niente. Voglio dire, già dopo i 5 grammi è un probabile spaccio. Ho capito, tu che cos'è? Ti hanno fatto un provvedimento amministrativo? Ti hanno iscritto da qualche parte? Che hanno fatto? No, non è successo niente. E allora perché gliele date ste canne? Perché non te le sei fumate? Ma perché mi sembra giusto, cioè... Ah, ti sembra giusto? Magari così, se sono fumate quelli le canne? No. Grazie loro, anzi meglio così, sono contento.
Ma guarda che c'è un sacco di poliziotti di forze dell'ordine fumano le canne, inutile. Giovanardi smettesse di andare in palla. Ma stai scherzando? Non credo. Guarda, io conosco pieno di poliziotti che lo fanno. Che ci stanno, ma i è normale. Che fanno le canne, sciocca che poi la zanzara, vedo già su Libero. Sciocca la zanzara, Cruciani infama la polizia. Ma non è vero. Tutti drogati. Feltri fa il titolo. Cruciani no. Due punti. Sciocca la zanzara. In polizia si fumano le canne. Tutti ma non drogati. È vero. Non è vero. Sì, così non hai è vero. Meglio che Annaroli carcolizzato. Io l'altra sera la principale gli dico: guarda, che se io mi fumo una canna, non metto sotto nessuno quando via la macchina. Beh, insomma, cioè, quello non è detto. Non no, è detto. No, cioè tu magari ti distrai, va a far botto per conto tuo, ma a differenza di un alcolizzato, io non metto sotto nessuno. Cioè, non tu dici anche se te fai, anche se te fai 3-4 canne, sei lucido per sei e puoi sono guidare. Lucido a livello di non ammazzare nessuno, ma ti fa un botto per conto mio. Cioè, No, ma questo io lo credo assolutamente. Poi bisogna vedere anche la capacità di ognuno, la capacità di reazione. Non tutti reagiscono. Magari come te, che restano lucide e certo. Riescono a guidare comunque. Qualcuno magari se fa due canne è un po' rincoglionito e va a sbatte pure con le canne. Mica è detto, Yuri. Io conta non le difendo al 100%, perché sono sempre dell'idea che la canna è il primo veicolo per qualcosa di più pesante quando ma è che no, non ma questa è una stronzata, dai. Su, No, è vero. Ma lo dico perché dalle canne all'eroina, dalle canne alla coca, dalle canne all'eroina è grave. Ma quello sì. Dalla canna alla birra, dalla birra cocaina, ti piace ammischiare. Ma io conosco un sacco di gente che ha iniziato direttamente a farsi la cocaina senza passare dalle canne. Conosco gente che. No, io dico del discorso canne. È un buon guarda che lo dice Giovanardi. Guarda che lo dice Giovanardi che si passa dalla. Lo so, ma questa è una cosa su cui c'ha ragione. Ed è da dirlo. Cioè, per dite pure mio figlio. Gli dico, amico mio, fatti le canne figli, quanto te pare. Però sappi che dopo se non t'abbasta. Se non t'abbasta. Ma quanto c'hai? Che c'hai il figlio pure? No, però. Allora perché hai detto a mio figlio? Così in generale? No, se ci avessi un figlio, se. Quanti anni hai? Sarebbe scusa, un'educazione. Yuri, dove lavori? Al pit stop a Roma. Al pit stop a Roma? Beh, amico mio. E il tuo titolare sa che te fai le canne? Sì, è stata la prima cosa che gli ho detto. E non gliene frega un cazzo? No, gli frega, infatti è una cosa da prendere che le pinze. Mi ha detto qua in giro non te voglio vedere né che giri che le canne, che te la fa, che vieni con gli occhi rossi, fai come te pare. Ma. Però infatti me faccio quando è che torno a casa, cioè non vabbè, Yuri. Lavoro, mo tengo stretto. Ciao bello. Ciao. Ragazzi, belli per voi. Grazie. Ciao. A dopo ragazzi, qui la zanzara. Ciao. Lasciativo parenzo e alla defecazio non ci penso.